Volevo togliere, perché è imbarazzante un po'. Allora, dicevo, ho voluto fare un rapido commento ovviamente di questa giornata. Ovviamente rimandiamo a domani tutte le valutazioni più profonde, insomma più complete sul risultato elettorale. Sapete meglio di me che i dati sono ancora, insomma, non definitivi, però mi pare che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. E quindi probabilmente il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne. È qualcosa con cui io credo, spero, che tutti quanti vorranno fare i conti, perché noi abbiamo fatto una campagna elettorale oggettivamente, anzi abbiamo vissuto una campagna elettorale oggettivamente non bella, una campagna elettorale nella quale i toni sono stati al di sopra delle righe, una campagna elettorale violenta, una campagna elettorale aggressiva, che noi abbiamo subito perché la responsabilità era di altri. Però penso che la situazione nella quale l'Italia versa, la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale complessivamente, con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede, diciamo così, il contributo di tutti, che richiede un clima sereno, che richiede quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico. Ovviamente io posso essere e sono rammaricata ancora perfino stasera per i dati sull'astensionismo. Ci sono ancora tanti italiani che scelgono di non votare. Ho trovato tra le emozioni più grandi che mi ha regalato questa campagna elettorale alcune di queste emozioni le ho avute quando qualcuno mi diceva, e magari erano persone anche di, insomma, avanti negli anni, e mi dicevano: non ho mai votato in vita mia, quest'anno sono andato a prendere la tessera elettorale perché ho deciso che voto Fratelli d'Italia. Mi ha regalato una grande emozione, perché credo che la sfida con la quale ognuno di noi deve confrontarsi sia tornare a far credere nelle istituzioni, far sì che i cittadini possano fidarsi delle istituzioni. È un lavoro che ancora richiede, cioè che ancora dobbiamo fare, che dobbiamo fare ancora meglio, perché ci sono troppi italiani che ancora scelgono di non fidarsi delle istituzioni. È il motivo per il quale abbiamo sempre detto che il nostro principale obiettivo sarebbe stato quello di ricostruire il rapporto tra lo Stato e i cittadini, tra le istituzioni e i cittadini, piena dignità nel rapporto tra Stato e cittadini, perché siamo cittadini liberi, non siamo sudditi, ed è importante ricostruire questo rapporto. Ovviamente il fatto che Fratelli d'Italia sia il primo partito in Italia significa tante cose per tanti di noi. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, è sicuramente una notte di riscatto, è sicuramente una notte, diciamo, di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi. È una vittoria che io voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata. Però quando stanotte sarà passata, quando questa notte sarà passata, noi dovremo ricordarci che non siamo a un punto d'arrivo, noi siamo a un punto di partenza. È da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Per questo è il tempo della responsabilità. Questo è il tempo in cui, se si vuole far parte della storia, si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di persone, perché l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo come non l'abbiamo tradita mai. Quindi è importante capire che se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti,
lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide, perché il grande obiettivo che ci siamo sempre dati nella vita e che ci siamo dati come forza politica è stata quella di fare sì che gli italiani potessero essere nuovamente orgogliosi di essere italiani, di sventolare la bandiera tricolore. È il nostro compito ed è il compito che onoreremo se saremo chiamati a governare questa nazione. Ovviamente io devo fare dei ringraziamenti e chiudo. Devo ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, la Lega, Forza Italia, Maurizio Lupi, Noi con l'Italia, tutta la coalizione di centrodestra, perché nessuno si è risparmiato in questa campagna elettorale. È stata una campagna elettorale bella per noi, è stata una campagna elettorale nella quale le polemiche le abbiamo lasciate ai nostri avversari e tutti quanti abbiamo davvero dato il massimo per arrivare a questo risultato. Voglio ringraziare tutti quegli italiani che non hanno creduto alle menzogne e alle mistificazioni che venivano costruite intorno a noi, che hanno scelto di venire a ascoltare con le loro orecchie nelle tante piazze nelle quali parlavamo direttamente con i cittadini, che hanno scelto di incitarci, di accompagnarci, di spronarci in questi anni e in particolare in questo ultimo mese. Voglio ovviamente ringraziare la mia famiglia, voglio ringraziare Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre e tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me. Voglio ringraziare il mio staff, Rizia, Giovanna, Tommaso, Paolo, Alberto, Giordano e tutti gli altri, perché se non hai persone che ti vogliono bene veramente certe cose non le riesci a fare, e con loro tutti gli altri staff perché sono stati preziosissimi, e voglio ringraziare Fratelli d'Italia. Voglio ringraziare tutte quelle persone che ci hanno creduto, che non si sono date per vinte. Noi siamo stati dati per spacciati dal primo giorno in cui siamo nati, dal primo giorno in cui abbiamo fondato Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia non avrebbe dovuto avere un futuro. Non abbiamo creduto a quello che gli altri dicevano di noi, non abbiamo mollato, non ci siamo abbattuti, anche quando no, per tanti anni eravamo sempre sulle stesse percentuali, nonostante facessimo questi grandi sacrifici, sapevamo che se tu ci metti tutto, se tu capisci che nella vita le scorciatoie sono un'illusione, noi sapevamo che a un certo punto gli italiani lo avrebbero capito. Quello che ci racconta questa notte è che le scommesse apparentemente impossibili sono possibili. Allora io ricordo, e chiudo e vi ringrazio, che in uno dei primi eventi di Fratelli d'Italia citai una frase di San Francesco che diceva: tu cominci a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile, e alla fine ti scoprirai a fare l'impossibile. È quello che abbiamo fatto noi. Grazie a tutti, buona serata, a domani.